Martina del Costa d'Avorio ha trovato un bel lavoretto, ha lavorato un anno dalla signora e si è trovata bene, poi è ritornata a Costa d'Avorio, vero? Sì. Ecco, si è dovuta tornare per motivi familiari a Costa d'Avorio, giusto? Sì. Quanto tempo hai lavorato dalla signora? Un anno. Un anno? Sì. Ti sei trovata bene? Stavi bene da lei? Benissimo, anche loro si trovava bene con me. Anche loro erano felici con te? Sì, molto. Bene, bene. Poi quando sei tornata, diciamo, a Roma dal Costa d'Avorio, che cosa è successo? La signora ha preso un'altra sostituzione. Una sostituzione che poi ha continuato da lei? Sì. E non fa niente. Dio vede, provvede, vedrai che ci saranno dei bei lavoretti per te. Ci abbiamo nella sala qui varie persone che sono venute a trovarci, benissimo. Qui c'è la frutta, c'è il nostro bravo Tudor. Tudor è il nostro super master chef e c'è anche Jean Belem. Saluta Jean Belem, bravissimo il nostro bravo cuoco, e la signora che sta guardando la lista lavoro, bravissima signora, speriamo che troverai un bel lavoretto. Ci abbiamo anche il nostro Franco, bravo Franco, e poi c'è anche questo bravo ragazzo qui. Ci sono varie brave persone, qui c'è la parola di Dio in varie lingue. Guardate qua, un cestino, due cestini, che sarebbe questo qui, e poi tre cestini e quattro cestini. E le persone che continuano a entrare e uscire, bisogna anche farsi conoscere, perché i datori di lavoro scelgono persone conosciute dalla missione. Grazie a Dio.